L'esperienza di oggi riguarda il moto rettilineo uniforme. Il materiale che utilizzeremo è una rotaia a cuscino d'aria, proprio per ridurre al minimo gli effetti dell'attrito, un cronometro digitale che è collegato ai due sensori che vedete sulla rotaia e un compressore che è il responsabile del cuscinetto d'aria che si andrà a creare sotto il carrello ed un elettrocalamita. L'elettrocalamita servirà a garantire la velocità costante. Con il cronometro digitale andremo a misurare i tempi impiegati dal carrello a percorrere le diverse distanze. Effettueremo la misura almeno 5 volte per poter calcolare il tempo medio su ciascuna distanza. Una volta calcolato il tempo medio, potremo calcolare la velocità media su ciascun tratto. Andremo a verificare che spazi uguali vengono percorsi in tempi uguali, ovvero si mantiene costante il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo. Non troveremo valori identici per le tre velocità, perché soprattutto nel tratto più lungo l'effetto della forza d'attrito tenderà ad abbassare il valore della velocità.